Dopo 40 anni di inattività, il Museo Civico di Piedimonte Matese Raffaele Marrocco riapre le sue porte al pubblico. In occasione della cerimonia di inaugurazione, numerose sono state le presenze di autorità civili, militari e religiose. Lei ha creduto in questo progetto dall'inizio, dimostrando attraverso un duro lavoro che credere nella cultura paga. Ci ho creduto, ma crederci da soli non serve a niente, perché in effetti fare qualcosa, un progetto come questo, ha bisogno, necessita di più forze in campo. La politica da sola non serve a niente, l'amministrazione da sola non serve a niente, la volontà da sola non serve a niente. Quindi è un lavoro di gruppo, è una volontà di gruppo e, ripeto, poi vedremo nel tempo se questa cosa funzionerà, cioè se questo gruppo continuerà a cooperare nel tempo e realmente concretamente. È emozionante vedere tutte queste persone accorse per l'inaugurazione del museo. È bellissimo perché ci sono state già altre inaugurazioni, però per la prima volta abbiamo un'esposizione di reperti che, appunto, come è stato più volte ripetuto, non erano in sede da 40 anni. In più abbiamo un allestimento di tipo contemporaneo, quindi abbiamo anche l'aspetto allestitivo che è nuovo. Quindi una novità non solo nei reperti ma anche nell'allestimento e poi, come dire, ci auguriamo che il museo da oggi veramente possa funzionare come un vero museo. Quanta emozione e quanta soddisfazione nel vedere finalmente realizzato un progetto che ha richiesto così tanta attenzione da parte vostra. Sì, tantissima, perché io personalmente sono 12 anni che sto lavorando a questo progetto, ci ho sempre creduto e ho profuso le mie migliori energie. Chiaramente ho fatto in modo che anche l'amministrazione mi stesse vicino, a volte tormentando gli altri colleghi assessori, il sindaco l'ha ricordato durante questa manifestazione. Però ne è valsa la pena, perché abbiamo riportato nella nostra città tutti i tesori che erano di sua spettanza, di sua proprietà e che sono patrimonio non soltanto della città ma dell'intera umanità. E io credo in tutto questo perché penso che la cultura sia un investimento sul futuro e un veicolo proprio di libertà. Dunque Piedimonte continuerà a investire in cultura? Io penso proprio di sì, penso che le convenga, a parte il fatto che Piedimonte è in linea anche con il suo ruolo storico di capofila dell'intero territorio matesino e in questa veste ha sempre illuminato un po' tutti i paesi vicini con le sue iniziative culturali che deve ovviamente continuare a fare. Dopo anni di duro lavoro, finalmente il Museo Civico di Piedimonte Matese riapre le porte al pubblico. Sì, è vero, ha fatto bene il sindaco ma anche Attilio Costarella a ricordare che è un lavoro che c'è stato nel tempo, non è un lavoro soltanto di oggi. Certo è, va dato merito all'amministrazione Cappello di aver dato l'impulso giusto ed essere arrivati finalmente al traguardo, perché lo riapriamo dopo 40 anni di chiusura, però è un evento questo che ha anche un altro anniversario, no? Perché è il primo centenario della sua fondazione. Nel 1913 Raffaele Marrocco istituì il Museo Civico e dopo 100 anni, dopo che c'è stata la chiusura nel 73, si riapre. Quindi è un evento veramente di grande portata. Siamo vicino a uno dei reperti più attesi forse di questa riapertura, il corridore del Cila. Ci vuole dire qualcosa a proposito di questa statuetta in bronzo del V secolo a.C.? Rappresenta un poco questa mostra, questa parte della mostra che abbiamo appena inaugurato. È una grande opportunità per questo territorio che la sovrintendenza ha voluto concedere alla città di Piedimonte Matese. Pensiamo di averlo meritato e pensiamo di poterlo tenere ancora per parecchio.
Dal Museo Civico di Piedimonte Matese è tutto. Luisa Porto per italianews24.net.